Abbiamo parlato prima di grande occhialeria italiana e di moda, eccoli entrambi in fiera e in passerella. Colori accesi, dimensioni esagerate e forme che si ispirano alla Capri degli anni 50, alle dive del passato come Brigitte Bardot. In fiera a Milano si trovano occhiali per tutti i gusti, compresi quelli indossati da Marion Cotillard nel film Allied, candidato all'Oscar, o quelli che Tom Cruise sfoggia in Mission Impossible 5, fino alla mascherina borchiata amatissima da Madonna. I materiali spaziano dal bambù al titanio, dalla cellulosa al marmo. Impossibile quest'estate non avere un paio di occhiali flap. È la tendenza dell'estate, una protezione extra e un look più aggressivo. Più di 1200 espositori provenienti da tutto il mondo si sono dati appuntamento qui a Mido in occasione della 47esima edizione. La produzione è cresciuta del 3,7%, trainata dall'export che è cresciuto del 3,6%. Sicuramente bene rispetto agli altri comparti del mondo dell'accessorio, una crescita però più rallentata e più contenuta rispetto a quello che abbiamo sperimentato negli ultimi anni, che era doppia cifra. La chiave del successo oggi di un marchio è di dare al consumatore la possibilità di fruire di tante varianti di possibilità, sia già sul prodotto ma anche sulla costruzione del prodotto stesso, dove metti al centro della tua azienda il cliente. Gli occhiali da sole guardano il futuro, ma nello stesso tempo hanno un gusto retro e con l'effetto pixel si ispirano ai videogiochi degli anni 80. Le aste vengono curate nel minimo dettaglio e racchiudono al loro interno messaggi come questi. Il messaggio inciso è superstar, ma ce ne sono molti altri. L'idea è di creare una montatura che parli di te.